Io credo che il cammino che si sta facendo è molto interessante, è pieno di difficoltà, non è un governo perfetto, perché è chiaro che non è un governo perfetto, però hanno la coscienza, questi ultimi governi, di dire cosa facciamo di fatto per il bene comune, non per favorire una serie di imprese, interessi privati, interessi delle multinazionali soprattutto. Le chiese hanno un compito e un impegno particolare, e quello che noi chiamiamo nel nostro linguaggio è il regno di Dio. Cioè, il regno di Dio non è una bella parola o campato per aria. Il regno di Dio significa che la società si converte, non guardo più a me stesso, al mio gruppo, alla mia piccola società, addirittura direi al mio paese, alla mia nazione. Ma devo avere uno sguardo aperto al mondo, e questo esige dentro di noi un lavoro profondo. Significa prendere seriamente la vita e la parola di Gesù Cristo perché la nostra vita si apra agli altri. Non posso chiudermi e far finta che non succeda niente intorno a me. In questo tempo noi prendiamo come fuoco delle nostre attività quello che è di fatto la realizzazione di molti gruppi organizzati, per esempio gli indios, le donne, i giovani. Io direi che sono settori che in questo momento, da alcuni anni a questa parte, hanno fatto passi enormi. Noi diciamo sempre in Adital che se non ci fossero state le donne organizzate e gli indigeni organizzati, non avremmo fatto i passi che abbiamo fatto. E senz'altro approfondire questo discorso vuol dire crescere come persone. E quando noi diciamo crescere come persone, vogliamo dire le relazioni tra le persone, ma anche crescere nel senso sociale, politico, di avere uno sguardo aperto alla realtà che abbiamo intorno. Non posso pensare che sono cristiano se faccio alcune attività e allora sono l'etichetta cristiano. Essere cristiani vuol dire convertirsi all'altro, far in maniera che la mia spiritualità, il mio rapporto con Dio mi aiuti a aprirmi a tutti gli impegni, alla carità, per usare una parola nostra di cristiani. E la carità vuol dire aiutare il poveretto che viene a battere la mia porta, ma carità vuol dire anche organizzare quelli che hanno fame, organizzare contadini perché abbiano la terra e organizzare anche nel macro politico, cioè un paese che ha un tipo di governanti differenti, preoccupati col bene comune, è fondamentale anche questo aspetto. Papa Francesco per me è quello che mancava nella Chiesa, sa, lo Spirito Santo, il Pentecoste nel terzo millennio. Nel primo millennio la Pentecoste con Gesù Cristo, gli Apostoli, eccetera. Secondo millennio penso che la Pentecoste sia stato San Francesco. Il terzo millennio, sempre dicevo anche negli incontri, che il terzo millennio lo Spirito Santo ha creato attraverso le persone il Foro Sociale Mondiale. Quando io ho partecipato al primo foro nel 2000, ecco veramente, io ho detto questa è la Pentecoste della società del mondo. Adesso, il fatto che arriva Papa Francesco, io direi che è la presenza della Chiesa come servizio a questo mondo. La Chiesa non è fine a se stessa. Io non lavoro per la Chiesa perché sia bella, perché sia piena, ma noi lavoriamo perché crediamo nel regno di Dio. Allora, Papa Francesco, che cosa sta facendo di fantastico? È semplicemente dice: guardate, che l'essere cristiani vuol dire essere al servizio degli altri. La Chiesa non può essere un centro di potere, un centro di privilegi per se stessi. Ma se tu sei cristiano, se tu sei sacerdote, se sei vescovo, se sei papa, ricordati che il modello tuo è Gesù Cristo. Non è il modello di potere economico, politico, di interessi che noi troviamo, ma se noi crediamo che la vita di Gesù Cristo è stato veramente un impegno per dire io cambio questo mondo, voglio il regno di Dio, voglio le persone che abbiano relazioni, che si rispettino, che si valorizzino, allora faccio come Gesù Cristo, vado alle periferie del mondo, alle periferie sociali, come le chiama Papa Francesco.
Ed è là che, per esempio, nell'America Latina, noi sappiamo che dopo il concilio ci sono stati gli incontri dei vescovi dell'America Latina ed è si è inventata una parola bella, la scelta dei poveri. È quello che Cristo ha fatto, non è niente di novità, direi addirittura che non è niente di rivoluzionario, di nuovo, perché è quell'atteggiamento antico che Gesù Cristo ha avuto fin dall'inizio. Per fare la volontà del Padre, cioè vuol dire che Dio vuole che Gesù Cristo si dedichi agli ultimi. Allora oggi Dio vuole che la Chiesa abbia questa attenzione, questa presenza. Direi oggi dobbiamo pensare come fare questo, perché è chiaro che i poveri oggi sono, non è solo il povero che non ha soldi per comprarsi da mangiare, anche, ma la povertà oggi assume aspetti molto differenti del passato. Perciò noi dobbiamo essere competenti. Papa Francesco è come se dicesse: oh, tu, io, persona umana, cristiana, la mia comunità, la mia parrocchia, perché non si mette in crisi per cercare di rinnovare la presenza più umana, più cristiana, perciò.